Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento di Focus Lega Pro. Ancora fermi i campionati, ma fortunatamente, è il caso di dirlo, fortunatamente questa è l'ultima settimana di pausa. Dalla prossima si ritorna a giocare, si ritorna a far parlare il campo di gioco. In questa puntata parleremo ancora di mercato perché comincia ad entrare nel vivo, siamo nell'ultima parte di questa finestra di riparazione, le squadre stanno cominciando a fare sul serio, stanno cominciando a muoversi per aggiustare le proprie rose, per provare a trovare i giusti accorgimenti da aggiungere alla propria formazione e tentare di dare questo slancio finale verso la seconda parte del torneo, quella poi nella quale non si può più sbagliare e bisogna centrare gli obiettivi per cui si è partiti. Ovviamente non sarò da solo in questa puntata di Focus Lega Pro, come da qualche settimana a questa parte, non poteva mancare con me quello che abbiamo definito il re della Lega Pro e anche il re del mercato a questo punto. Luca Esposito, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Luca, ti chiedo subito, mercato lo avranno chiesto in tanti, però è un mercato veramente lungo. Mercato lungo, però non ci sono grandi colpi. La verità, tranne il Foggia che ha fatto, anche la Juve Stabia, ricordiamo, che ha preso qualche giorno fa Cutolo, non ci sono proprio Delli e Di Piazza a Foggia, non ci sono stati questi grandi colpi. Il Foggia, il Lecce, ad esempio, l'altra capolista sta aspettando. Mentre il Matera ha preso fino adesso tutti i giovani, tutti under, alla ricerca di un colpo in attacco, possibilmente, se non arriva Larini, si parla addirittura di un over che potrebbe fare il caso del Matera. Quindi diciamo che è iniziato il mercato, però come sempre ho ripetuto, saranno i grandi colpi, ci saranno gli ultimi giorni di gennaio. È una considerazione che nasce proprio dal fatto che parliamo di un mercato lungo un mese, ma solitamente le formazioni cominciano a muoversi verso la parte finale. E poi, come ha detto giustamente Luca, i soldi sono relativamente pochi, quindi non c'è molta libertà per potersi muovere in questa sessione. La settimana scorsa, Luca, noi abbiamo utilizzato e abbiamo trovato i 20 gol più belli del girone d'andata. Abbiamo premiato un gol per squadra, ve lo ricordiamo. Il gol più bello della prima parte di questa stagione è stato quello di Rubin del Foggia, difensore con una botta dai 40 metri, ha trovato l'angolo giusto battendo il portiere avversario. Questa Abbiamo volta premiato però i gol pirotecnici abbiamo vero, premiato i gol dall'esterno. pirotecnici. Questa volta non volevamo essere da meno rispetto alla settimana scorsa, ci siamo diciamo un po' impegnati per riuscire a trovare quelle che sono state le papere di questa Ah prima sì? parte della stagione. E Luca, ti dirò, non sono state poche. Campionato che si è segnalato per le belle azioni, per le belle giocate, ma si è segnalato anche per qualche errore di troppo. Quindi rimanete comunque collegati e rimanete attaccati al televisore perché ci sarà da vedere cose strane, belle, diciamo da un certo punto di vista anche particolari. Però per vedere diciamo, filone di papere per quanto riguarda la Lega Pro c'è ancora un po' da aspettare. Noi per questo momento cominciamo ad entrare in quello che è il mercato delle formazioni campane. Luca ci ha anticipato alcuni temi di questa, per quanto riguarda almeno la Juve Stabia. Beh, in Stabia c'è anche, scusami se intervengo, Prego. c'è l'ultimo minuto, mi interessa anche Tomi, il terzino sinistro che in questo momento è al Prato, piace anche Paponi in attacco, è l'attaccante del Latina, è quindi un giocatore che comunque. Dopo il no di Marotta lo davano quasi vicino alla Juve Stabia, l'attaccante del Siena, lo davano quasi vicino alla Juve Stabia, poi ha preferito rimanere ancora in bianconero e quindi bisogna necessariamente, perché so che Del Sante è l'altro in uscita e quindi praticamente stanno cercando un attaccante. È chiaro che ovviamente si punta su un calciatore, un nome come hanno preso Cutolo, Matute, oggi ha lasciato anche Zibert, è andato in prestito al Bassano. E infatti, insomma, alcuni movimenti che sono stati effettuati dalla formazione stabiese, come detto, ovviamente non possiamo non alzare i riflettori sull'arrivo di Aniello Cutolo in maglia gialloblu. Parliamo comunque di un giocatore che ha affrontato la prima parte della stagione con la maglia della Virtus Entella in Serie B e adesso è sceso di categoria per dare una mano alle Vespe, per cercare di centrare questa promozione e quindi ritornare nuovamente in Serie B. Luca ci ha anche anticipato del passaggio al Bassano di Zibert. Ma soprattutto oggi era attesa la firma di Fabiano Santacroce, altro grande nome di Sì. questo calciomercato, giocatore ex Napoli, conosceranno
tutte le doti di Fabiano Santacroce, in odore anche di nazionale con alcune presenze, poi si è un po' perso. Luca, a che punto siamo con Santacroce alla Juve Stadio? Penso che oggi ha già firmato, la verità bisogna solo ufficializzare questo buon difensore, con trascorsi con Napoli, è stato anche calciatore con Fontana, però bisogna dire che si sta allenando già da qualche mese non dovrebbero esserci problemi di forma d'agosto si sta allenando, quindi praticamente sono già 4 mesi si sta allenando, e quindi penso che sarà sicuramente, anche perché la Juve Stabia è noto che cerca, dopo l'uscita di Amenta, sta cercando un difensore centrale, e quindi praticamente aveva prima puntato inizialmente su Figliomeni conteso dal Matera e dal Foggia, e le ultime indiscrezioni riferiscono proprio che ormai ha trovato l'accordo proprio con il Foggia, quindi chiaramente serve un difensore, ce l'hanno in casa, si sta allenando da inizio campionato, e quindi penso che è solo una formalità l'acquisto di Santacroce. Insomma, una Juve Stabia che è abbastanza attiva in questa fase di mercato. Noi con la Juve Stabia poi ci torneremo per un altro tema, ci fermiamo un attimino e cominciamo a goderci il primo treno di immagini con le prime papere di questo 2016, anche se adesso ci stiamo proiettando verso la nuova parte della stagione, quindi questo 2017 che deve ancora raccontarci un po' di cose, infatti si aspettano ancora tante 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 novità in questo campionato, però intanto vediamoci che cosa ci ha regalato il 2016. E abbiamo visto anche il primo treno di papere, così abbiamo preferito chiamarle. Come detto, questo 2016 non ci ha regalato solo belle giocate, ma ci ha regalato anche uno spettacolo come questo. Luca, Focus Lega Pro è una trasmissione che poi si contraddistingue anche per i collegamenti telefonici. Noi amiamo dare voce ai protagonisti che solitamente hanno meno spazio mediaticamente parlando. Il primo è un vero piacere averlo, perché parliamo di una vera e propria favola. Ogni giocatore sceglie di giocare al calcio sogna di partire dalle categorie basse e poi arrivare al calcio che conta. Stiamo per parlare con uno che può dire realmente di esserci riuscito. Siamo al telefono con Michele Mausso. Buonasera Michele. Buonasera a voi. Allora, Michele Mausso, per chi non lo sapesse, è un giocatore che è partito dall'eccellenza con la maglia della Boys Caivanese, ha fatto benissimo qualche anno fa ed è stato notato dal Genoa, che ha deciso di portarlo in Serie A e di fargli fare tutto il ritiro con la formazione rossoblù. Poi giustamente c'è bisogno di trovare spazio, di farsi un po' le ossa nelle categorie importanti, ed è arrivata la chiamata del Taranto. Allora Michele, prima di tutto ti chiediamo, l'esperienza al Genoa com'è stata? Ma è stata un'esperienza positiva, ha fatto crescere sia come giocatore sia come uomo, diciamo, ragazzo. Sono migliorato molto in questi 6 mesi e devo ringraziare alla società, a Genoa,
che ha creduto in me in questi 6 mesi e io spero di ripagarli nel futuro. Insomma, è solo un arrivederci con la formazione rosso-blu. Sì, per me sì. Partiamo da, ecco, da formazione rosso-blu a formazione rosso-blu. È arrivata la chiamata del Taranto, indubbiamente è una situazione delicata dal punto di vista sportivo, però parliamo di una grande piazza. Sì, quando ho avuto la chiamata del Taranto ho detto subito sì, sì al procuratore, al direttore mio, Anastasio. Per me qua è un'opportunità importante, spero di ripagare la fiducia che mi hanno dato. Che ambiente hai trovato a Taranto? Hai trovato un po' di scoramento, un po' di delusione oppure c'è ancora entusiasmo, c'è voglia di migliorare? No, sinceramente la società ha parlato chiaro, ha detto che qua loro in futuro vogliono fare grandi cose. Sinceramente ho trovato un ambiente un po', diciamo, non, come devo dire, non un ambiente facile, però siamo fiduciosi. Indubbiamente tu comunque parti da una storia che ti ha fatto crescere un po' di più rispetto alla tua età, quindi non dovresti avere grosse difficoltà ad approcciarti a Taranto. Con me in studio c'è Luca Esposito che voleva farti alcune domande. Sì, buonasera, sì. Buonasera. Buonasera Luca. Buonasera a te. Senti, volevo chiederti, ci siamo del tu chiaramente, no? Visto che sono sì, anche sì, giovanissimo, ci siamo del tu. Allora, tu sei stato, ti sei allenato, hai detto, col Genoa. È così davvero, ecco, Juric è così bravo con i giovani, così tanto bravo con i giovani? Sì, lui durante gli allenamenti trasmette una positività e un'armonia veramente alta. Lui sui giovani punta molto e ti dà molta fiducia. Invece perché il motivo per il quale ha scelto Taranto, perché è stato indicato dal tuo agente o dalla società proprio Genoa? No, è stato da entrambi, perché comunque i direttori si conoscono molto bene da anni e hanno deciso di mandarmi qui e farmi giocare. Hai visto la rosa in questi giorni che ti stai allenando con loro? Secondo te il Taranto ha la potenzialità di potersi salvare? Ma secondo me loro, per la classifica che hanno ora, da quello che ho visto io, la squadra è veramente una bella squadra. Poi c'erano 4-5 giocatori forti come Stendardo, c'è giocatori esperti che stavano fuori. Alto Bello era l'altro giocatore importante. Sì, giocatori importanti che sono stati fuori 4-5 partite, quindi la squadra è andata un po' in difficoltà. Michele, prima di salutarti, ovviamente sì? Tu sei giovanissimo, non posso non chiederti, il tuo sogno è di ritornare in Campania e di rimanere in Serie A? Sì, il mio sogno è quello, però bisogna fare i sacrifici, anche perché io voglio aiutare tutti, la mia famiglia. Spero al più presto di realizzare il mio sogno. Magari col Benevento in Serie A il prossimo anno, no? Potrebbe anche essere, insomma, di ritornare in Campania. Comunque l'importante sarebbe ritornare in Campania. Però tu sei grande tifoso del Napoli? No, io tifo Inter. Ah, questa è una cosa è particolare, è particolare. Noi comunque non possiamo non farti che un grandissimo in bocca al lupo. Ringraziarti con la speranza e ti strappo anche la promessa per poterti avere fisicamente nel nostro studio per farci un'altra chiacchierata, però un abbraccio grande e veramente in bocca al lupo per la tua carriera. Buona serata e grazie mille. Grazie mille, vi seguirò sempre. Grazie. Grazie a te. E insomma, ciao. Abbiamo parlato con un, ecco, come detto, un giocatore che rappresenta la favola del piccolo calciatore. Chiunque nasce, chiunque ama questo sport, sogna di poter calcare i campi che contano, fa parte in mauso di quella piccola schiera di atleti che alla fine certo. Ci riescono. Poi, però a te dipende sempre dal ruolo, perché uno che è un attaccante, lui è esterno A, è un offensivo, se ho capito bene, quindi uno che fa tanti gol è chiaro che ha più visibilità anche in eccellenza, invece un difensore, un terzino sinistro che sta in eccellenza fa più fatica ad andare in alto, quindi io penso che il ruolo è fondamentale, anche è fondamentale in queste categorie. Ruolo fondamentale, come poi è anche fondamentale la testa giusta per vivere lo sport, questo tipo di sport nel modo migliore. Noi con Michele Mosso avevamo aperto e chiusa questa parentesi, ritorniamo nuovamente alle nostre formazioni, quelle della regione Campania, e nello specifico ritorniamo alla Juve Stabia.
Ma Zibert doveva per forza partire, non è stato fatto nulla per poterlo trattenere. Ma, era diventato un peso per questa Juve Stabia. Ma stranamente io per Zibert ho avuto un rispetto, perché è un calciatore davvero di grande qualità, forse il più tecnico della squadra della Juve Stabia. Chiaramente la scelta l'hanno fatto che era il mister Fontana, che comunque l'ha valutato meglio di noi, comunque è andato in prestito. Cioè, il fatto che la Juve Stabia l'abbia ceduto in prestito significa ci crede sul calciatore. È chiaro che non ha avuto quella forse fortuna, quella continuità, ha avuto, anzi, le prime 5-6 partite ha giocato, poi l'infortunio e poi niente, mister Fontana ha preferito Mastalli a Zibert. Chiaramente sono delle decisioni rispettabilissime, perché ripeto, il tecnico guarda e valuta tutto, però peccato, perché Zibert secondo me poteva essere, diciamo, il valore aggiunto a questa squadra. Zibert che comunque trova una nuova sistemazione al Bassano. Parliamo di una realtà piccola, ma per quanto riguarda il campionato di Lega Pro, di una realtà importante. Luca, è una squadra che è sempre stata costruita per grandi obiettivi. Alcune volte ha fallito la promozione diretta in cadetteria, ma il minimo sindacale, i playoff, li ha sempre centrati. Sì, infatti anche adesso in piena zona playoff, addirittura è stato anche in testa alla classifica di Giugno B, però chiaramente è una formazione dove c'è un direttore sportivo in gamba, è una bella squadra, una squadra giovane, c'è un allenatore che mi piace molto, D'Angelo, lo scorso anno ad Andria, quindi sono convinto che Zibert farà non bene ma benissimo. Infatti troverà forse l'ambiente adatto per poi puntare a ritornare nuovamente in maglia gialloblu e dare un contributo importante, si spera, per la Juve Stabia anche in categoria superiore. Mentre ci spostiamo di qualche chilometro e andiamo verso Caserta, dove cominciano ad arrivare delle notizie diverse rispetto alla settimana scorsa. Nella precedente settimana avevamo parlato di una Juve Stabia tra virgolette con il cartello in vendita davanti al campo. Invece la società ha fatto sapere che in alcuni di questi big della formazione rossoblu, insomma, è probabile che possano rimanere con questa casacca e provare a puntare almeno a questi playoff. Ma chiaramente la notizia che è uscita ha fatto un pochettino allarmare il pubblico, giustamente, di Caserta, per dire che stiamo facendo qua, smantelliamo, anche perché non che siamo salvi, quindi possiamo già pensare, essere lungimirante e pensare che siamo salvi. Chiaramente Rajčić è comunque una garanzia a centrocampo, un giocatore di esperienza. Sicuramente andranno via Orlando, Giannone, che lo richiede, potrebbe tornare alla Reggiana. Orlando comunque ha sicuramente mercato, ma lo stesso anche Pezzella, l'altro esperto, no? L'altro terzino che è in proiezione Melfi. Quindi diciamo che tutto sommato è partito Carlini, che potrebbe comunque ha sicuramente richieste di mercato, ma lo stesso anche Corado che è stato proprio definito alle dichiarazioni del direttore sportivo Martone della Caserta, ha detto non cediamo né Rajčić né Corado, anche se credo Corado ha avuto richieste dal Teramo, però lui ha preferito restare a Caserta. È indubbio che insomma rimangono in casacca rossoblu due dei giocatori più rappresentativi di questa formazione. È anche indubbio che rimangono atleti che hanno mercato, sarà difficile riuscire a trattenerli da qui alla chiusura di questa finestra di mercato, però bisognerà riuscire a capire quanto la formazione casertana riuscirà a resistere, ma soprattutto, Luca, che poi è la cosa principale, riuscire a capire quanto i giocatori desiderano continuare la propria avventura con la maglia della Casertana. Certo, ovviamente penso che con Rajčić hanno fatto un discorso diverso. Rajčić ormai ha oltre 30 anni, potrebbe essere, perché no, il capitano di questa rosa, e quindi potrebbe essere anche da chioccia per quanto riguarda i giovani che arriveranno. Quindi, però io credo che così facendo potrebbero rischiare. Nel senso che sì, una squadra tutta giovane, però potrebbero anche esserci dei rischi. Chiaramente hanno fatto le loro valutazioni. Io spero che oltre a Rajčić ci rimanga qualcun altro, e il Corado rimanga qualcun altro. Infatti la speranza, anche perché come abbiamo sempre ripetuto all'interno di questa trasmissione, con i playoff così larghi c'è possibilità sia di trovarsi invischiati nella parte bassa in caso di serie di risultati negativi, ma c'è la possibilità comunque concreta di inanellare una certa serie
e trovarsi all'interno di un playoff da outsider e provare a giocarsi le proprie chance. L'esempio del Como lo abbiamo ripetuto più di una volta, provare ad essere il Como anche in questo girone C di Lega Pro potrebbe non essere una cattiva idea, a patto però che la società casertana riesca a conservare almeno i big di questa formazione. Per quanto riguarda ingressi, in casa casertana non se ne parla ancora, si aspetta... Ma hanno preso Diallo, questo senegalese, classe 97 in prestito dall'Avellino, e poi hanno preso un altro giocatore giovane, però diciamo che tutti, ecco, questo era appuntato qua, è arrivato anche dalla Juve Stabia Petricciuolo, il terzino destro, quindi diciamo... Per adesso solo, diciamo, giovani, come ha detto anche la società. Un discorso giovane per provare a vivere in piena tranquillità questa seconda parte di stagione. Continuiamo a fare ancora qualche chilometro e ci spostiamo sulla zona salernitana e andiamo a parlare della Paganese, che è la terza formazione campana di questo girone C di Lega Pro. Paganese che comunque ha perso qualche gioiello ed era anche ampiamente prevedibile perché erano i giocatori che si erano messi maggiormente in luce, però rischia di perdere anche Maiorano, che è seguito, come ha detto anche da Luca in apertura di trasmissione, seguito dalla Lupa Roma. Insomma, una Paganese che sta smobilitando. Ha fatto lo stesso discorso che hanno fatto, penso, anche a Caserta. Loro pensano che hanno i punti sufficienti per una salvezza tranquilla e penso che stanno smobilizzando per fare poi sì che il prossimo anno possano fare una formazione più importante. Chiaramente sono delle strategie di mercato. Maiorano, come ha detto, la Lupa Roma, è uscito Junco che ha firmato col Cittadella, quindi ha detto in Serie B, cosa di la scorsa settimana chiaramente. Poi addirittura mi sembra che sia saltato, avevano loro l'obiettivo di Grandi, il portiere del Catanzaro, che del Cesena, ovviamente potrebbe esserci anche, perché no, uno scambio tipo perché Cicirelli, un altro ragazzo in uscita, piace al Cesena e potrebbe esserci questo scambio Grandi-Cicirelli. E poi niente, Deli, che poi il pezzo grosso è stato il primo in uscita, che poi inizio gennaio che ha firmato con il Foggia. Diciamo che piuttosto che sconfessare le parole del direttore Ferrigno, che aveva detto al nostro telefono di voler vedere e diciamo portare una Paganese in zona playoff, forse è emerso in questa seconda, in questa, diciamo, in questa zona, in questa fase di pausa della stagione, è emerso sicuramente un discorso che è più legato alla continuità del progetto Paganese piuttosto che a un tentativo di giocarsi delle chance in playoff. Insomma, diciamo, hanno evitato di fare il passo più lungo della gamba e hanno pensato che forse era meglio pensare ad una Paganese ai nastri di partenza del prossimo torneo di Lega Pro piuttosto che rischiare anche di perdere e di far rompere il giocattolo e quindi dover abbandonare la categoria. Sì, come abbiamo detto prima, sono strategie di mercato, hanno fatto i loro conti, chiaramente hanno monetizzato, secondo me, vendendo Deli, se riescono a vendere anche Cirelli sarebbe davvero riempire le casse, no, per il prossimo anno. E poi c'hanno anche sempre un giocatore importante come Herrera, che ripeto veniva da un infortunio e ecco, tra l'altro lo vediamo nell'azione gol con Matera, insomma, e quindi il gol di Herrera, che comunque ha fatto capire che lui ci sarà anche lui in questo campionato e quindi è pronto per un grande campionato di ritorno. Però Luca, va dato atto al direttore Ferrigno e alla Paganese di aver costruito, almeno parlando della squadra azzurro stellata nella prima parte della stagione, di aver costruito una squadra che di individualità ne è come? Bravo, sì, individualità, Reginaldo, ricordiamo che noi, ripeto, più volte abbiamo ammesso le nostre colpe quando è arrivato, era un pochettino rotondo, no? Un pochettino sovrappeso, e ha dimostrato di essere un calciatore ancora che può dire la sua. Io saluto anche addirittura che anche se il calciatore mi sembra che non è sul mercato, però c'è qualche richiesta anche di un club di Lega Pro come il Catania, che ha fatto qualche avanza al calciatore. Chiaramente non so se adesso sarà anche lui sul mercato. E dopo parleremo anche del Catania, che dopo Reginaldo sta puntando ad altri giocatori, sta continuando a sondare il mercato delle grandi firme, ma c'è ancora modo e tempo per poter parlare del Catania. Noi, dopo che abbiamo esaurito il discorso legato alle formazioni campane, ci prendiamo un'altra piccola pausa e chiederei alla regia di Andrea Bucchino, che ringrazio, coadiuvato da Mario Ferdinandi, di guardarci il secondo treno di papere del 2016.
Abbiamo visto anche il secondo treno, altre sei papere, una cosa che però emerge subito, c'è tanto Melfi, quando giocano contro il Melfi diciamo che scattano delle disattenzioni, rimane nell'occhio quella di Anacurà nella partita contro la Casertana, portiere della Casertana, e fa specie pensare che sia un portiere scuola Juve a combinare giochi del genere, però succede. Non ha più giocato da quella partita. Non ha più giocato, è forse diciamo che il motivo è ben chiaro e lo abbiamo visto in questa clip. Secondo collegamento telefonico, noi diamo il benvenuto a mister Campilongo. Benvenuto a Focus Lega Pro, ma soprattutto benvenuto su una panchina, mister. Grazie, grazie, grazie. Buonasera a tutti. Allora, mister, noi vogliamo stuzzicarla un po' stasera. Con il suo permesso vogliamo darle un po' fastidio, se è possibile. La prima domanda, che è quella più banale che possa venire, perché scegliere Vibo Valencia? Perché ero senza lavoro, quindi perché scegliere? Perché avevo voglia di allenare, perché ho voglia di mettermi in gioco, perché volevo questa categoria. La volevo di nuovo questa categoria perché penso che io 2 anni fa con la Casertana ho fatto benissimo e poi l'anno scorso invece non ho avuto la possibilità di allenare in C e ho accettato di nuovo di scendere di categoria e andare a Taranto. Quest'anno invece mi sono promesso che non andavo in D e quindi aspettavo la C. E è venuta la Vibonese perché onestamente altre squadre non mi hanno cercato, mi ha cercato la Vibonese e ho accettato con grandissimo entusiasmo perché credo che sia innanzitutto una società seria, formata dal presidente Caffo, di una persona straordinaria, allo stesso socio Danilo Beccaria. È normale che se uno pensa alla classifica, guarda la classifica e guarda in questo momento i punti che ha la Vibonese, dice tu sei un pazzo. No, io non sono un pazzo perché poi la classifica insomma è abbastanza laggiù corta, quindi i punti si possono recuperare assolutamente. Ma poi ti dico la verità, io avevo questa grandissima voglia di ritornare in Lega Pro e ci sono ritornato e devo ringraziare la Vibonese che mi ha dato questa possibilità. E indubbiamente mister, certo guardando la classifica potrebbe venire un po' di tremarella, però che ambiente ha trovato, che squadra ha trovato, su cosa comincerà a lavorare, fermo restando che poi questa fase di pausa diciamo che calza a pennello, c'è stata l'opportunità per poter lavorare bene? Sì, vabbè, io questa è la seconda settimana in cui sto allenando questa squadra. La settimana scorsa ho iniziato a lavorare dal martedì, poi abbiamo avuto una settimana intensa fatta di tante doppie, di conoscenza, di vedere anche questa rosa. E in questo momento siamo in emergenza perché abbiamo tantissimi giocatori, 2, 3, 4 infortunati. Abbiamo Saraniti che è squalificato, insomma siamo in emergenza, ma ti dico in emergenza tantissimo perché la rosa non è ampia e quindi avendo queste defezioni purtroppo ti dico la verità, sabato abbiamo grossi problemi con la formazione. Io spero che in questi 2 o 3 giorni possa arrivare anche qualcuno, perché onestamente anche se arriva domani o dopodomani lo faccio giocare perché non abbiamo altra possibilità in questo momento. Però l'ambiente, ti dico, ho trovato una società disposta ad accontentarmi, ho trovato una società disposta a fare qualsiasi sacrificio, gente, un ambiente molto tranquillo, organizzato, quindi credo che le basi ci sono per poter fare bene. Poi dopo alla fine è sempre il campo quello che dà il giudizio finale. Mister, con me in studio c'è Luca Esposito che ovviamente la saluta e penso avrà domande per lei. Ciao mister. Ciao, ciao Luca, bene, bene, tutto a posto, grazie. Bene, mister, lo so, quando lei, facendo la domanda ha fatto prima il collega, il fatto che, sai, bene, la Vibonese è stata la squadra, l'unica squadra, stranamente, perché lei, io ripeto che lei, reputo che lei è un allenatore esperto che poteva sicuramente trovare squadra sempre, l'esperienza lo scorso anno in Serie D, però ricordiamo anche l'esperienza in Serie B con l'Empoli, se ricordo bene.
Empoli, Foggia, Frosinone, poi Avellino, Cavese, sì, sì. Nocerina anche per un periodo, sì, in per Serie un B. Periodo di tempo, certo. In Serie B. Nene mister, io non so se ha guardato il girone di ritorno, primi, adesso dalla prossima partita avrà un 4, no, io ho quattro partite che sono difficile, sulla carta proibitive. Voglio dire, proibitive. Lei lo so, lei prima di accettare ha visto anche queste. Quali garanzie? No, non ho visto, ti dico la verità, Luca. Io non ho guardato niente. Non ho guardato né la classifica, non ho guardato né la rosa. Io mi sono tuffato dentro a questa avventura perché ritengo che io ho rifiutato tantissime squadre di Serie D quest'anno, non ci sono voluto andare per una mia scelta perché ero propenso anche a rimanere fermo, ti dico la verità, però quando ho avuto questa chiamata io, cioè, la scommessa me la voglio giocare, la voglio giocare fino in fondo, e quindi non ho guardato la classifica, non ho guardato nemmeno le quattro partite in cui andiamo ad affrontare le prossime partite, perché abbiamo Foggia, Matera, Cosenza e Casertana, quindi se avessi pensato questo sicuramente dice non avrei accettato. No, assolutamente non ho guardato niente. Mister, un'altra cosa, il fatto che l'Akragas sia in cattive acque, nel senso che non se la passa bene economicamente, potrebbe davvero finire ultima, l'aiuta questo psicologicamente oppure non pensate a niente, pensate solo alla Vibonese? No, io penso soltanto che bisogna guardare in faccia la realtà e guardare il presente, che l'Akragas ha 20 punti e c'ha 5 punti più di noi. Poi quello che sarà il proseguo, questo non lo so. Io so soltanto che noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare alla nostra classifica, alla nostra squadra, a rinforzare questa squadra, perché questa squadra ha bisogno di rinforzi, parliamoci chiaramente. E, tra l'altro, è una rosa anche, come dicevo prima, molto ma molto risicata, di numero ma anche tra infortunati e squalifiche, per cui credo che noi 5 movimenti in entrata li faremo sicuramente. Il problema è, tu lo sai meglio di me, che questo mercato invernale è un mercato molto atipico, un mercato strano, dove tanti calciatori, anche se questa è una grandissima società, l'ho detto, seria, che è puntuale nei pagamenti, non ti fa mancare niente, però alla fine comunque quando devi spostare dei calciatori dove hanno fatto già 6 mesi in un contesto, è difficile spostarsi. Poi comunque guardano la classifica, non guardano, certo, che è una società serissima, certo. Questo, mister, a proposito di questo, io so che avete cercato anche Marano, lei l'ha avuto a Caserta, dispiaciuto della scelta di Marano di andare a Melfi? Ma guarda, io auguro al ragazzo tutto il bene possibile e immaginabile, però ti dico la verità, io mi sarei aspettato, ecco, che Marano avesse fatto una scelta più che altro avendo avuto il suo allenatore, le conoscenze e anche onestamente veramente un buon ingaggio da parte della Vibonese, un ingaggio importante. Ero convinto, ti dico la verità, che il lago della bilancia propendesse sulla mia scelta. Poi lui ha fatto la scelta di Melfi, ma questo è una scelta del ragazzo, quindi nessuno gli può dire niente. Io gli auguro a Francesco, perché io lo ritengo un ragazzo straordinario, un bravo ragazzo, anche un buon giocatore, che possa fare il migliore possibile. Arriverà Ciotola oppure no? No, assolutamente non è Nicola, io lo stimo come ragazzo, come calciatore, è stata la mia dipendenza dell'Avellino, però ti dico, da noi andiamo su altri giocatori. Quindi, perfetto. Mister, all'ultima domanda, quale reparto che intenderete rafforzare? Ma beh, sicuramente noi in questo momento la priorità dobbiamo fare l'attacco e dobbiamo fare la difesa, perché noi purtroppo abbiamo necessità in difesa, noi abbiamo in questo momento solo Gigi Manzo che ci garantisce la difesa, in questo momento, perché purtroppo anche Pietro Sicignano è infortunato e Rocco Sabato è in uscita, quindi credo che noi la priorità sono questi due centrali, e poi credo che davanti dobbiamo fare qualcosa, gli attaccanti ci servono sicuramente. Longo della Frattese è sempre il vostro obiettivo? L'ultima domanda. Sì, Fabio è un giocatore che a me piace tanto, è un giocatore che ha cercato anche nel passato la società, quindi noi è un giocatore che vorremmo prendere, però tu lo sai meglio di me, c'è di mezzo sempre la Frattese, quindi la Frattese è quello che decide, non decidiamo noi.
E in attesa che insomma la Vibonese muova i primi passi, noi intanto, mister, la ringraziamo per essere intervenuto in trasmissione. A voi. Vi facciamo un grande in bocca al lupo per il proseguo. Buonasera. Crepi il lupo, buona serata. Ciao, mister. Luca. Ciao, mister. Ciao. Allora, abbiamo sentito di una Vibonese che sta sondando il mercato, come poi diciamo, comprendiamo anche le difficoltà per quanto riguarda una società che in questo momento è in fondo alla graduatoria. È difficile convincere i giocatori ad abbracciare una causa del genere, però la presenza di Campilongo potrebbe essere da calamità. Campilongo, io penso sempre che i calciatori che arrivano all'ultimo giorno di mercato, che sono uscita, poi vanno anche in Serie D poi alla fine, quindi è una strategia un po' di calciatori, no? Dire no perché siamo ovviamente ai primi 10 giorni, alla seconda settimana di calciomercato, è chiaro che hanno alte aspettative, però quando poi queste aspettative verranno meno, chiaramente anche Vibo Valencia sarà un'ottima la scelta di Ale. Infatti c'è solo da attendere per provare a trovare i correttivi giusti, fermo restando che l'ultimo nome emerso dalle parole del tecnico, di mister Campilongo, legati a Fabio Longo, fanno pensare ancora che ci sono formazioni, come abbiamo detto spesso, che vanno a guardare al campionato di Serie D, e Fabio Longo è un giocatore da doppia cifra da almeno 3 anni a questa parte, quindi potrebbe rappresentare una garanzia. Noi dalla Vibonese facciamo un salto verso l'alto, perché c'è da parlare anche del mercato delle big, quindi di Lecce, Foggia e Matera. Per quanto riguarda il Matera, aveva messo gli occhi e forse anche le mani su Figliomeni, poi è entrato il Foggia in questo discorso, che forse ha più soldi. Il Matera pare aver mollato Figliomeni, che dovrebbe essersi accasato al Foggia. Il Matera in questo momento cerca un attaccante. Stamattina ho sentito proprio il direttore generale Pino Iodice, il quale ha detto: lui, se dobbiamo cercare un attaccante, la priorità è questa, speriamo in questa fase di mercato di trovare un attaccante importante, pronto, anche perché loro avevano anche pensato in un primo momento Felice Vaco, uno scambio Infantino Vaco, solo che ha avuto il ni dal parte secco da parte del direttore sportivo Faggiano. Tra l'altro, direttore, voglio giusto una breve parentesi sul Parma: secondo me è l'unica squadra che si sta davvero muovendo bene, ha preso anche Munari, ha preso Edera e addirittura Scozzarella, quindi a mano finisce qua. Il portiere Frattali dell'Avellino mi sembra che manca solo l'ufficialità, quindi davvero sta facendo un grande mercato il direttore sportivo Faggiano. È indubbio che il Parma rientra tra quelle società cadute in disgrazia che hanno tutto l'interesse e anche i mezzi per convincere i migliori giocatori, prendendole anche dalla categoria superiore, per tornarci in categoria superiore. Noi rimaniamo però sulle big di questo girone C di Lega Pro e parliamo anche di un Lecce al quale piace Calamai della Lumezzane, ma soprattutto Bacinovic della Ternana, giocatore che è stato in auge per un po' di tempo fino a che è rimasto con la maglia del Palermo, poi sembra essere caduto un po' in disgrazia da quando il Palermo lo ha mandato un po' in giro per i campi, specie quelli di Serie B. Il giocatore pare essersi perso un po'. Sì, si è un po' perso, però voglio dire, io penso che Lecce sta cercando, è l'unica squadra che non ha fatto ancora nulla, sta aspettando e meritatamente al primo posto insieme a Matera e Juve Stabia. A differenza della Juve Stabia, sta cercando di fare un mercato più oculato, nel senso non esce nessuno per adesso. Se dovesse uscire qualcuno, faremo qualche operazione, massimo 2 operazioni in difesa e forse qualcosa a centrocampo, perché no, anche in attacco danno una mano anche a Caturano, quindi chiaramente per adesso niente, non ha fatto nessun acquisto, però conosciamo il direttore sportivo Meluso e sono convinto che la ciliegina la regalerà sempre ai tifosi. Insomma, una ciliegina per i tifosi del Lecce, anche se, come abbiamo spesso detto, quando parliamo di formazioni che hanno raggiunto un certo equilibrio è più facile fare danni che trovare il correttivo giusto. Sì, è più facile fare danni, chiaramente. Io non voglio fare polemica, ripeto, il Lecce secondo me si sta comportando bene, anche il Matera, no? Il Matera ha preso 4 giovani, non è andato a intaccare la rosa. Chiaramente questa situazione non l'hanno fatta le altre, hanno cercato di, secondo loro, di rafforzare diciamo la squadra. Speriamo che queste loro strategie, no, gli diano ragione.
Esaurito anche il discorso legato alle big di questo torneo, Luca, è arrivato il momento dell'ultima pausa che ci prendiamo, poi andremo di corsa verso il finale di questa ennesima puntata di Focus Lega Pro. Ci tocca l'ultimo vagone di papere del 2016. E abbiamo visto anche questo ultimo filone di papera, abbiamo avuto la conferma che realmente anche in questo ultimo treno è presente il Melfi, questa è la conferma di questa 41 gol, prima parte della stagione. Subiti. Doppia menzione per Herrera della Paganese che è entrato al 20° posto dei gol più belli per la caparbietà con cui si è cercato questa rete, ma rientra anche nella graduatoria, diciamo se così vogliamo dire, delle papere perché comunque ha contribuito affinché Alastra buttasse il pallone nella propria rete. E infine Luca, il gol di Agnelli in Andrea Foggia è qualcosa di bello. Il portiere, quella super papera, perché il portiere voleva, forse era convinto di poterla lanciare, no? Calciare, poi lo forse ha calciato a vuoto, il pallone praticamente ha superato e Agnelli è andato in porta. E insomma abbiamo visto le cose belle di questo campionato, abbiamo visto le cose meno belle che però ci hanno strappato comunque un sorriso, perché poi succedono topiche del genere, però diciamo che c'è stato, ecco, anche tanto da vedere per quanto riguarda la parte meno simpatica per i giocatori, e cioè le papere. Noi però dobbiamo andare avanti comunque con il mercato, perché anche le piccole si stanno muovendo e lo fanno a maggior ragione perché devono risolvere questioni di classifica abbastanza importanti. Parliamo del Taranto, al quale piace Maimone del Lecce e ha annunciato intanto Magri dal Vicenza in prestito. Parliamo anche del Catania, come detto, Catania grandi firme perché ha strappato il sì sia a Baldanzeddu che a Marchese. E poi, questo purtroppo per le squadre che stanno puntando a posizioni un po' più importanti, è vero che il Bari ha messo gli occhi su e le mani su Montini, ma Montini fino alla fine della stagione Monopoli resta al Monopoli. Sì, resta Monopoli, e tra l'altro il Monopoli sarà la prossima avversaria di sabato alle ore 14:30 allo stadio Romeo Mento di Castellammare, sarà il prossimo avversario, e con un Montini in grande forma, parlo leggendo un po' le cronache, comunque sta anche, sta andando bene, anche perché galvanizzato da questo contratto di due anni e mezzo con il Bari, quindi sicuramente vedremo un grande Montini, ragazzo Montini che era stato anche seguito da Lecce, tra l'altro, e addirittura piaceva anche al Genoa, si era pensato anche il Genoa potesse tesserarlo, poi è stato bravo il Bari che crede molto in queste scommesse come Caturano qualche anno fa, adesso Montini, e siamo sicuri che Montini continuerà a far bene con la maglia del Monopoli. Parlare della sfida tra Juve Stabia e Monopoli comunque ci dà lo slancio per
lanciarsi poi in quella che è la prossima giornata, cioè la prima di ritorno dopo questa lunga pausa, perché comunque si ritorna a parlare di calcio fortunatamente. Luca ci ha già anticipato la difficile sfida tra Juve Stabia e Monopoli, però non possiamo non parlare di Casertana Paganese, una partita da tripla. Derby che l'andata lo sbloccò al 90esimo Luca Orlando, se ricordi, successo un po' di casino sugli spalti fuori dal Torre. Speriamo che tutto fili liscio e sperando che di assistere a una bella gara. Mentre per quanto riguarda le big di questo torneo, chiederei ad Andrea Bocchino di mantenere ancora il programma del prossimo turno per avere un quadro un po' più chiaro e poter pensare un po' alle difficoltà delle big. Foggia che va a Vibo Valentia, come abbiamo detto con mister Campilongo, Matera che va a Cosenza, e poi c'è anche da sottolineare la partita tra Fondi e Catania, che è abbastanza interessante. Insomma, Luca, tra le big chi rischia di più, contando anche il Foggia a Cosenza? Infatti, insomma, c'è anche un Lecce Melfi, insomma, di che no, si tratta in questo turno? Lecce Melfi penso che prima e penultimo, io direi, sono il Lecce e Catania fra meno 3-4 gol questa partita, anche perché il Melfi si sta cercando di rafforzare in difesa, è arrivato Romeo, l'ex Juve Stabia, ovviamente è arrivato Marano, però comunque bisogna trovare calciatori, soprattutto in difesa, laddove è proprio lì il dimostri 41 gol subiti, quindi il punto debole dei melfitani. Chiaramente poi l'altra partita, ripeto, il Cosenza-Foggia, il Foggia ha un compito non facile, perché Cosenza vuole mantenersi su, vuole battagliare. Il Matera in questo caso, ma Cosenza, scusa, il Foggia, Vibo Valentia. Scusa, il Matera a Foggia. Il Matera chiaramente vuole mantenere la vetta della classifica, forse tra le prime tra Juve Stabia e Lecce è quella che ha l'impegno più ostico. È indubbio che insomma Cosenza Matera rappresenta il big match di questa giornata. È anche indubbio che il Foggia non troverà tappeti rossi a Vibo Valentia, fermo restando che il mister ce lo ha appena detto. Comunque parliamo di una vibonese che in piena emergenza, mancheranno molti giocatori, però mancano anche dei giorni da qui al giorno della partita, quindi è probabile che qualcosina possa arrivare. Ancora. Non è così scontata la vittoria del Foggia. Sì, il Foggia, anche se l'ultimo Foggia visto l'ultimo mese sembra una squadra di ripresa, cioè dopo quella dei Bacul a novembre, 4-5 partite non riuscivo a fare risultato, poi ha ganato una serie di risultati appunto che hanno consentito al Foggia di rimanere lì sopra a qualche punto dalla vetta. Chiaramente il Foggia, se vuole vincere, vuole puntare, deve vincere a Vibo Valentia. Indubbiamente. Allora, prima di arrivare alla conclusione di questa puntata, ovviamente noi ci lasciamo con i numeri di questo girone C di Lega Pro e andiamo a vedere quello che è il completo 22esima giornata di campionato, che si giocherà il 21 gennaio. Il programma prevede le gare tra Fondi e Catania, Virtus Francavilla e Messina, Siracusa Taranto, Regina Acragas, Vibonese Foggia, Lecce Melfi, Cosenza Matera, Juve Stabia Monopoli, Casertana Paganese e Fidelis Andria Catanzaro. Alla ripresa di questo campionato le formazioni si troveranno con la seguente classifica, che è Matera, Juve Stabia e Lecce con 43 punti, Foggia 41, Cosenza e Virtus Francavilla 33, Fondi e Fidelis Andria 29, Catania 28, Siracusa 27, Casertana e Monopoli 26, Paganese 23, Messina 21, Acragas 20, Taranto 19, Regina 18, Catanzaro e Melfi 17 e, come detto, Vibonese in fondo alla graduatoria con 15 punti. Insomma, Luca, si ritorna finalmente alla prossima, per quanto riguarda la prossima settimana, si ritorna a parlare di calcio, che è la cosa diciamo più bella. Eh sì, fortunatamente 3 settimane su tante, sono state tante per tutti i calciofili, no? Che amano questo sport. E dipende anche la Serie B, infatti io sabato sono a Castellammare e domenica non lo so se riuscirò ad andare anche a Caserta, però domenica, perché la Juve Stabia è stata anticipata alle 2.14.30 mentre il derby alle 20.30 e poi domenica la partita della Salernitana, quindi si gioca anche alla Serie B con lo Spezia, quindi grande e bella partita anche quella. Insomma, ci stiamo abituando ad un calcio diverso, Luca, con partite nei giorni di festa e poi a queste
lunghe, lunghe soste che sono anche un po' snervanti, sinceramente. È perché poi alla fine non sai cosa devi scrivere, che devi inventare. Poi Calcio Radio ha avuto addirittura tutta una settimana di ferie come da contratto, no? Chiaramente se io ho trovato difficoltà a trovare notizie, e quindi speriamo che il prossimo anno cambiano qualcosa, perché 3 settimane, soprattutto in Lega Pro, sono tante. 3 settimane sono veramente, veramente tante, però come detto la sosta è finita, insomma l'attesa è terminata, e dalla prossima settimana si cominceranno a vedere nuovamente le gesta dei calciatori di questo torneo di terza serie. Noi per quanto riguarda questa sera siamo arrivati alla fine. Luca, io ti ringrazio. Grazie, e ti do ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a te. Ciao. Per quanto ci riguarda invece questa puntata andrà in replica questa sera alle 23.45 e domani alle 15.45 sempre su 8 Channel 696. L'appuntamento per questa sera finisce qui, ci ritroviamo sicuramente la prossima settimana. Buonasera a tutti. Buonasera.